vicino, per cercare di essere proprio più in comunione con tutti voi che ci ascoltate, dalle vostre famiglie, dalle vostre case e simbolicamente anche in comunione con tutte le persone che in questo momento non sono collegate con noi, ma desiderano essere in comunione nella preghiera del Signore e nella celebrazione di questa Pasqua di Resurrezione molto particolare, molto difficile, per certi versi anche molto contraddittoria. Allora, vedete, mi metto vicino al cielo pasquale che ci illumina, mi illumina e ci illumina, proprio per capire la realtà e cercare anche di comprendere quale strada possiamo intraprendere. Abbiamo ascoltato questo Vangelo, è il Vangelo del mattino, quando le donne vanno al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto, poi chiamano gli apostoli. È un Vangelo che mette insieme ancora l'idea della morte di Gesù, ma dall'altra parte qualche piccolo segno che riguarda la resurrezione. La prima valutazione allora che così mi sento di fare, proprio ascoltando questo Vangelo e riferendoci anche alla situazione nella quale siamo, ci troviamo, è proprio questo, il nostro percorso cristiano è questa dialettica tra la morte e la vita, tra la morte e la resurrezione. È inutile che non comprendiamo che parlando di risurrezione ammettiamo che ci sia ovviamente una morte. Allora la prima cosa che noi dobbiamo accogliere in questa celebrazione della Pasqua è sicuramente la morte come realtà della nostra vita. San Francesco chiama la morte sorella proprio perché è parte di noi, però noi siamo chiamati poi, sull'esempio di Gesù, a lottare con la morte per vincerla e far diventare la morte il nemico che non condiziona più la nostra vita e quindi che ci permette di poter aprirci alla realtà della vita che il Signore ha voluto per noi, una vita di bellezza, di verità, una vita di eternità. Proprio questa lotta tra la morte e la vita mi ha fatto venire in mente un film molto difficile ma anche molto bello di Bergman, Il Settimo Sigillo, che si gioca tutto attorno a questa lotta, tra questo confronto serrato tra la morte e la vita, tra la morte e la resurrezione e la fede nella resurrezione. Pensate, il contesto di questo episodio che viene raccontato nel film, che viene espresso nel film, è esattamente molto simile al nostro. Infatti l'ambiente si apre su cupi scenari, su una terra devastata dalla peste, in preda al caos. La violenza e il sopruso sono agli angoli di ogni via e sui villaggi aleggia il terrore. Le persone vivono attanagliate dalla convinzione che Dio abbia smesso di usare misericordia e stia punendo il mondo vicino ad un'imminente fine, quella profetizzata dall'Apocalisse. Allora cosa fa uno dei due personaggi? Il cavaliere, il nobile cavaliere, che poi incontrerà l'angelo della morte, incontrerà la morte. È il nobile cavaliere che decide di ritornare dalle crociate, perché spera di trovare nel suo paese quella pace che nella Terra Santa non c'era più. Quando arriva però nella terra d'Occidente, su una spiaggia, incontra l'angelo della morte, deciso a prendere con sé quel nobile cavaliere e a dire: guarda che adesso è la tua ora.
Ma il nobile cavaliere, che era alla ricerca della fede, anche se non aveva ancora la certezza, vuole cercare di trovare una soluzione, vuole impedire la morte. E allora fa questa proposta alla morte. Facciamo una partita di scacchi. Quando sarà finita, allora, se tu vorrai, accetterò la morte. Naturalmente, se la partita di scacchi non era finita, vuol dire che la ricerca di questo nobile cavaliere poteva continuare, la ricerca della fede nella resurrezione. E così avviene. Non vi racconto il finale, perché questo non si racconta mai nei film. Però quello che voglio dire è che anche noi dobbiamo imparare, penso, a prendere sul serio questo invito che il Signore fa alle donne e agli apostoli di contrastare la morte. Ricordo un'altra immagine molto bella pasquale, quando sono stato in alcune città antiche della Turchia, in cui le vasche battesimali, che sono scavate per terra, avevano un'entrata e un'uscita, l'entrata composta da 7 scalini, l'uscita composta da 7 scalini. I 7 scalini in cui i catecumeni entravano per ricevere il battesimo nella veglia pasquale erano i 7 vizi che dovevano lasciare, dei quali dovevano purificarsi. I 7 scalini che dovevano invece salire erano gli scalini delle 7 virtù. E allora tutta la nostra vita è questa lotta tra il vizio, che può essere l'egoismo, che può essere l'arroganza, che può essere la lussuria, che può essere la mancanza di un equilibrio personale, e poi possiamo aggiungere la paura, l'ansia, con le cose che Gesù ci mette a disposizione. La forza, la sapienza, la capacità di vivere la carità. Io credo importante, ecco, certo, questi sono aspetti che dobbiamo imparare ad approfondire, anche a comprendere meglio, però la Pasqua ci dà questo orientamento, questa meta: vincere la morte per essere parte della resurrezione, già in questa vita, lo dico sempre questo. Allora forse ci saranno anche dei bambini nelle case che in questo momento stanno probabilmente ascoltando, forse stancandosi della predica, hanno cominciato a girare attorno ai divani o alle seggiole. Allora per loro chiedo un attimo di attenzione, perché voglio spiegare loro come possono fare e capire questa lotta e come vincerla dal loro punto di vista e della loro situazione. E vi racconto un episodio che ho ricevuto dai tantissimi messaggi che mi sono stati rivolti in questi giorni. È un episodio che credo possa essere incisivo e comprensibile. La maestra di religione, in una classe di quinta elementare, ha deciso di fare una verifica, e quel giorno era il giorno della verifica, era naturalmente l'ultima ora del pomeriggio. I ragazzi erano molto stanchi, anche un pochettino in ansia per questa verifica di religione, perché insomma, anche se religione è una materia dove non ci sono i voti importanti, però è significativa. E allora arriva la maestra, il baccano che c'era, la confusione in un attimo finisce, si blocca tutto, silenzio, e la maestra inizia dalla verifica con queste due domande. Prima domanda: come fate a sapere che Dio esiste se nessuno l'ha mai visto? Ai bambini quinta elementare. Seconda domanda: chi mi sa dire con le sue parole chi è Dio? E allora i ragazzi cominciano a lavorare. Sono 30, la classe era di 30 ragazzi, ognuno scrive le proprie risposte, le porta all'insegnante.
29 le risposte erano più o meno le solite, no? Quelle che si conoscono, che i ragazzi hanno conosciuto anche al catechismo, cioè Dio è nostro Padre, è stato il creatore del mondo, ha creato e voluto tutto ciò che esiste, Dio ci vuole bene. Le risposte erano esatte, per cui tutti hanno avuto il buono sulla loro verifica. Però dei 30 un foglietto l'aveva in mano ancora la maestra e chiama un bambino, un ragazzo, Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo. La maestra lo chiama alla cattedra e dice: Ernestino, vorrei che tu leggessi il tuo tema, le tue risposte ai tuoi amici. Naturalmente Ernestino dice: ma come, perché proprio io a me? Si mette a piangere perché pensa di avere una tremenda umiliazione davanti a tutta la classe. Perché proprio a me? La maestra dice: no, leggila, ti incoraggio. E Ernestino comincia a leggere: Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie nel latte per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma non lo mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, possiamo dire che Dio è proprio così. Ci sono anche altri aneddoti con l'immagine forse più biblica del sale. Il sale messo nell'acqua si scioglie, ma se non c'è il sale senti che manca di sapore. Possiamo pensare a Dio così, anche se non lo vediamo. Se Lui non c'è visivamente, la nostra vita è amara senza di Lui. Con Lui la nostra vita diventa dolce. Dolce vuol dire bella, gustosa, capace di darci delle soddisfazioni. E la maestra allora dice ai ragazzi: vedete ragazzi, per capire chi è Dio non è necessario sapere tante cose, basta sentire la vicinanza di Dio nelle cose della nostra vita. E allora non dimentichiamo di mettere nella vita zucchero, proprio perché la nostra anima diventi, la vostra anima e anche la nostra di adulti diventi più bella. E allora concludo, ho proprio finito, con un segno. Adesso chiedo ai ragazzi, a voi qui no perché lo facciamo con dal vivo, insomma con l'acqua, adesso facciamo il segno dell'aspersione con l'acqua benedetta. Vi chiedo di andare a un rubinetto e bagnarvi le dita e ritornare poi qui davanti al vostro computer dove vedete, seguite questa Santa Messa. Mi ricordo che, mi dilungo un po', pazienza, speriamo bene, mi ricordo che prima di Natale in questa chiesa tutti i banchi erano pieni di bambini di una scuola materna. Sono venuti per farmi questa domanda: ma che significato ha l'acqua santa, l'acqua benedetta, l'acqua del battesimo, quella contenuta nel fonte battesimale che in questa notte abbiamo benedetto? E allora non ho detto tante parole, ho detto: venite qui con la vostra manina, prendete, toccatevi la fronte, l'acqua è quella che vi dà la sapienza di Dio. E allora noi ripetiamo questo gesto, anche noi, per avere oggi e in questo tempo pasquale un po' della sapienza di Dio. Prendo l'acqua dal pozzo, è stato il segno che ci ha accompagnato in tutta questa Quaresima e in questa Pasqua. È il pozzo dove Gesù alla Samaritana ha detto: io ho un'acqua che disseta per la vita eterna. È l'acqua della resurrezione, è l'acqua della vita eterna, è l'acqua che vince la morte. Ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio
dello Spirito